Dai tempi di attesa all'uso del tassametro, dall'accettazione dei pagamenti elettronici alla corretta funzionalità dei POS, l'antitrust ha avviato una verifica nel settore dei taxi delle principali società attive su Roma, Milano e Napoli. Tra gli obiettivi dell'autority anche quello di far luce sul sistema delle licenze a numero chiuso che ostacola le corrette dinamiche concorrenziali e dei conseguenti benefici per l'utenza. In base alle informazioni raccolte, l'autorità valuterà eventuali iniziative a tutela del mercato e dei consumatori, mentre nei prossimi giorni il tema sarà affrontato anche dal governo.